Questo è il primo appuntamento con Marco Snato, consigliere comunale di Milano e candidato alle prossime elezioni comunali. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto, chi è Marco Snato? Marco Snato è un ragazzo, mi definisco ancora così, di 39 anni e tra qualche settimana. Sono nato a Belluno, in Veneto, ci tengo molto a queste mie radici venete, e poi mi sono trasferito ai tempi dell'università a Milano e poi ho sposato una ragazza milanese e sono rimasto a vivere qui con molto piacere. La mia passione poi per la politica mi ha permesso poi di diventare anche consigliere comunale, e quindi ho unito la mia professione, che è molto legata proprio alla città di Milano, con la mia attività politica. Ho fatto il consigliere comunale in questi ultimi anni e lavoro come dirigente presso l'ALER, che è l'azienda che gestisce le case popolari di Milano e della sua provincia. Da quanti anni è in politica e perché ha deciso di intraprendere questa strada? Sono in politica da veramente tantissimi anni, perché fin da bambino mi sono sempre interessato a tutte quelle che erano un po' le tematiche generali dell'attualità, della cronaca e della storia soprattutto, che è sempre stata una materia che mi ha sempre appassionato, e questo mi ha portato poi a sviluppare dei sentimenti verso la patria, la nazione, l'identità, che sono sempre stati molto forti in me, e quindi naturalmente poi mi sono avvicinato alla destra politica in Italia, che allora era rappresentata dal Movimento Sociale. Ho subito, all'età di 14 anni, ho incominciato a militare nel Fronte della Gioventù, che era l'organizzazione giovanile. Devo dire che lì ho trovato un mondo che mi ha ancora di più appassionato, una vicinanza di ideali, di passione, di attività che ha sempre, di militanza, è proprio il caso di definirla, che mi ha sempre poi maggiormente coinvolto. Ai tempi dell'università, quando sono arrivato appunto a Milano, ho conosciuto tanti amici nel mondo del partito che poi mi hanno aiutato a crescere in questa mia passione. Sono appunto poi stato nominato assessore in un comune qui dell'Interland milanese, ho avuto sempre un po' un crescendo di incarichi sia all'interno del partito che anche elettivi, come la carica di consigliere comunale qui a Milano. Che cosa necessita Milano, secondo lei? Sicuramente Milano necessita di tanta voglia di lavorare, perché voglio dire, una città così dinamica, così produttiva, che in questi anni, nonostante la crisi economica che ha attanagliato il paese, ha sempre dato idea di sviluppo. Ha bisogno quindi di una classe dirigente giovane, moderna, che voglia vedere un po' più in prospettiva e meno alla gestione del quotidiano. Quali sono i valori che porta? I valori sicuramente dell'entusiasmo. La scorsa volta sono stato eletto con uno slogan che era l'entusiasmo in comune. Credo che questo entusiasmo abbia fatto fruttare nel suo piccolo anche un buon lavoro qui in Consiglio Comunale, e anche l'amministrazione comunale ne abbia giovato. Credo che quindi adesso bisogna concretizzare maggiormente e quindi portare quelle idee di prospettiva, di sviluppo e di competenza che la città merita. Qual è la situazione politica attuale milanese? Insomma, in questo momento, come si legge anche sugli organi di stampa, sicuramente la situazione milanese è un po' ripercuote quella che è la realtà nazionale. È una situazione in evoluzione molto fluida. Noi abbiamo un partito forte, che è il PDL, che è un partito centrale nella coalizione, un partito che sicuramente è di responsabilità. Purtroppo alcune persone hanno deciso di mettere un po' in crisi la situazione diciamo proprio del centrodestra in Italia, e quindi anche Milano un po' soffre questo, ma grazie al sindaco Moratti noi stiamo mantenendo molto dritta la barra e quindi siamo convinti di poter continuare in questo ruolo di governo della città. Le prospettive per Milano, per la Milano di domani? Sì, noi abbiamo una prospettiva che ha molto lungo termine, anche se meno di quanto si creda, che è quello del 2015, di Milano dell'Expo, un grande successo proprio del sindaco Moratti, al quale tutto il Consiglio Comunale ha contribuito. Io ho svolto il ruolo di Presidente della Commissione dei Trasporti in questi anni e posso dire che abbiamo lavorato molto. La PM ha raggiunto standard che in passato non riusciva a raggiungere, abbiamo cantierizzato una linea nella metropolitana, presto ci sarà un'altra linea nuova in cantiere, ne abbiamo sviluppate tanti di progetti che riguardano proprio la mobilità. Credo che questo forse è il dato più importante. A fronte di un bilancio che stiamo approvando in questi anni, che per l'ennesima volta non aumenterà neanche di un centesimo tasse e imposte, a fronte di un piano di governo del territorio che stiamo votando anche questo da qui a qualche settimana, che prevederà un sviluppo importante della città, credo che stiamo disegnando una Milano che è più europea, più cosmopolita, sicuramente più rispondente a quelle che sono le esigenze dei milanesi. E domanda un po' scontata, però fondamentale: perché votare Marco Snato? È una domanda ovviamente che mi sento fare ogni tanto, e
ultimamente un po' più spesso, devo dire che la domanda è anche di difficile risposta. Io credo che bisogna votare Marco Donato se si crede che la politica debba essere fatta con passione, debba essere rappresentata da persone che hanno delle competenze, al quale piace interessarsi dei problemi della città, che hanno a cuore il rapporto con le persone. Credo che forse la caratteristica di che chi mi conosce più mi accredita è proprio quella di avere la facilità di rapportarmi con le persone, di avere sempre un rapporto abbastanza sincero e abbastanza cordiale. Io credo che quindi se si ritiene che Milano debba avere dei rappresentanti in consiglio comunale che possano veramente rispondere a quelle che sono le esigenze e le istanze che provengono dalla città, forse posso essere la persona più indicata, insomma. Abbiamo concluso il nostro primo appuntamento con Marco Snato, che ringraziamo. Grazie a voi. La prossima settimana avremo un altro incontro e visto che i cittadini milanesi sono comunque interessati a vedere le bellezze di Milano ed è raro capitare all'interno di Palazzo Marino, ci potrebbe condurre per sicuramente vedremo questi corridoi che sono molto belli, insieme alle sale, ai saloni, le aule istituzionali, ed è importante che i milanesi conoscono il loro palazzo, perché Palazzo Marino ovviamente è il palazzo di tutti i milanesi. Grazie mille. Grazie.